be feeling like. L'8 dicembre. Andiamo a prendere l'albero. Eccolo, l'albero è qui su. Dopo un anno. Prendi l'albero. Chi mi aiuta? Ce l'ho. Dammi. Adesso sì che siamo pronti. Andiamo. Spostiamo il divano, fare spazio. Il nostro mitico alberello comprato da Walmart. Non so se è dopo. Dov'è? Dai! It's the most wonderful time of the year. Ragazzi, perché l'8 dicembre è importante? Perché è il giorno dell'Immacolata e si fa l'albero. Si fa l'albero in famiglia, quindi anche se si è all'estero è importante mantenere queste tradizioni qua. Sì, inizia ufficialmente il Natale, l'attesa per il Natale, perché non si fa l'albero a novembre. Stateci. Si fa l'otto. Non si fa, si fa l'8 di dicembre. L'8 dicembre. Questo comunque è il nostro quarto anno all'estero e quindi... Quarto albero di Natale, sempre fatto l'8 dicembre. E io ci tenevo a dirvi che quest'albero abbiamo pagato $48. Cioè, quindi praticamente abbiamo pagato $10 l'anno per l'albero. Dai. Perché avevamo scelto questo? Perché era più economico. Era più economico e poi ha le luci già integrate. Esatto. Con la spina è figo. È molto figo, ora lo vedrete. Lo vedrete. Iniziamo un bel time lapse. Abbiamo messo tutte le palline, tutti questi, come si chiamano questi qua? Bastoncini di zucchero. E solo chi è stato più attento si sarà accorto che il nostro albero è tricolore. I colori della bandiera italiana. Abbiamo il rosso, il verde e il bianco. Molto bello. E Federica, cosa ci deve dire? Volevo far vedere le decorazioni che mancano, le più importanti. Perché... Se vi ricordate, durante il Black Friday vi avevamo annunciato che stavamo comprando qualcosa che ci sarebbe servito l'8 dicembre. Qua invece hanno già messo le cose di Natale e noi stiamo cercando una cosa specifica che verrà detta l'8 dicembre, giusto? Scoprire direttamente l'8 dicembre, però la compriamo oggi. E ora vi sveliamo cosa abbiamo comprato. Da quando siamo arrivati a Quebec abbiamo trovato queste decorazioni che ci fanno impazzire. Quindi partiamo dal primo Natale 2015, 2016, 2017 e 2018! Questi sono i nostri puntali! Quindi dal primo Natale noi come puntale abbiamo utilizzato l'anno, ci piace questa cosa e quest'anno abbiamo comprato questo che io trovo meraviglioso. Bellissimo! Anche se dobbiamo essere onesti, non abbiamo comprato questo al Black Friday perché non c'era. E quindi abbiamo comprato questo qui, che è molto carino. Ci metteremo una foto, è molto carino. Però come puntale non ci piaceva molto. E quindi poi abbiamo insistito e alla fine abbiamo trovato questo. Da Walmart. Vi farei notare anche che qui c'era lo stesso ma dell'anno scorso. E all'interno c'è la foto del nostro matrimonio. Anche perché è una tradizione aggiungere una cosa nuova all'albero, giusto? Certo, porta fortuna. Porta fortuna, quindi noi ogni anno aggiungiamo questo aggeggino. Abbiamo anche messo questo, che cos'è? Una sorta drappo. Di drappo rosso, sempre colori italiani. E adesso è il momento del puntale. Sì, manca ancora qui, quindi c'è un buco, la cornice. Ho scritto 2018 perché dobbiamo andare a stampare la foto. Quindi dopo andiamo da Walmart a stampare la foto e poi tac, finiamo l'albero con quella. Però il puntale va messo. Siete pronti? Guarda.
Bello alto, no? Io sono nana. Per sicurezza lo faccio girare due volte perché ho paura sempre cade. Voilà! Tac! Che bello! E adesso? Accendiamo le luci? Vai! 3, 2, 1... Tac! Che bello! Guarda i numeri! 2015, bello brillantinato, no? 16, 2017 e 2018. Molto bello, bravi! Ci eravamo scordati dei pezzi. Guarda, del nostro album. Ho fatto dimenticarmi di lui. Questa è una costruzione orrenda che fece Federica. No, no, non me lo offende. Ma che cos'è? È un pupazzo di neve. Ma lo mettiamo fuori? No, no, fa freddo. Guarda, oh, perché c'avevo tanto tempo il primo anno. Quindi ho creato questo pupazzo di neve con... Questa è la capoccia. Questo è il corpo. E guardate, ho fatto anche la sciarpina tutta intrecciata, il cuoricino. Dai, è bellissimo. Dove lo mettiamo? Va con noi a tavola. E poi ci siamo anche scordati questa sorta, Federica la chiama gonnellina? Eh sì, è la gonnellina dell'altro. Così meglio a te. Per coprire la parte sotto. Mettiamola un attimo. C'è un'altra tradizione ancora più importante che non deve essere persa a Natale, ovvero il presepe. Andiamo a fare il presepe. Ho messo il nostro presepino con delle luci bellissime. Sì. E che ci devi dire? Ma che questo presepe ci è stato regalato da una mia carissima amica per il matrimonio. Ciao Beatrice. Ed è stato portato da Betlemme, cioè è intagliato nel legno dell'ulivo di Betlemme. La Terra Santa, quindi è molto speciale per noi e l'abbiamo portato infatti in Canada perché è molto speciale. Questi sono i re magi che stanno arrivando, sono piano molto piano, lontani. Sono molto lontani. Abbiamo una pecorella, un'altra pecorella, questa chi è? Un pastore. Un pastore, poi abbiamo Giuseppe Maria. E l'asinello e il bue. L'asinello e il bue, ovviamente, e poi la casetta e un alberello. E adesso andiamo a nascondere Gesù sperando di ricordarcelo. Oh, non lo nasconde bene. E con questo finisce il nostro video sull'8 dicembre, sull'albero di Natale. Bellissimo. Non è ancora terminato del tutto, però sono soddisfatta, dai, siamo stati bravi. Siamo stati bravi. Mi raccomando, italiani all'estero e anche italiani in Italia, mantenete le tradizioni perché è quello che ci rende speciali nel mondo e ovunque. Voi lasciateci un like, commentate qua sotto se voi avete mantenuto le tradizioni o se siete come quelle brutte persone che hanno fatto l'albero di Natale a novembre. A novembre. Vi voglio bene, ma non si fa. E perché siamo vestiti così? Perché stiamo facendo un video che poi andrà su Instagram, quindi seguiteci su Lost in Quebec sempre. E noi ci vediamo al prossimo video che sarà... prestissimo, sarà bellissimo. Meraviglioso, stupendo. Se non volete perdervelo, iscrivetevi al nostro canale così lo vedrete. E sì, siete anche perché ragazzi, toccando a fare la spesa di Natale. Ciao ragazzi, al prossimo video. Al prossimo video, vado!